Buon pomeriggio di questo ultimo sabato del mese di marzo. Come vedete il tempo scorre, sembra poco tempo che sia passato, invece è trascorso quasi un mese che siamo un po' obbligati a stare a casa. Ecco, quindi questo sabato è un sabato diverso, come tutti gli altri, perché ogni giorno è diverso, ma soprattutto è un sabato mariano. Ecco Maria che ci assista in questa giornata che abbiamo già vissuto. Siamo alle 4 del pomeriggio, quindi le 4 del pomeriggio sono anche le ore più belle per fare una meditazione importante su quello che è il commento al Padre Nostro. Però prima di cominciare, come al solito, ci affidiamo alla parola del Signore, ci affidiamo a Lui. E dopo aver visto la preghiera che ieri il nostro Papa Francesco, lì ecco, a Piazza San Pietro, nel buio più fitto e con la pioggia battente, davanti al crocifisso e a Maria, e la sosta al Santissimo Sacramento, tutti penso che abbiamo ancora negli occhi queste immagini di implorazione del nostro Papa, a cui ci siamo uniti tutti, per chiedere questa grazia, questa liberazione dal virus che va avanti. Ogni giorno, anche a Tivoli è aumentato il numero dei contagi, e quindi anche noi che siamo qui una comunità un po' più grossa abbiamo i nostri rischi, però ecco, siamo fiduciosi perché il Signore sicuramente non ci lascia soli. Non ci lascia soli. È più facile che ci lascia l'internet, che ci molla, e quindi le nostre dirette a volte hanno le interferenze perché si abbassa la densità e la forza della fibra. Però noi non ci lasciamo abbattere. La fibra è sempre un elemento naturale. Dobbiamo affidarci allora all'elemento costante, che è è certezza anche, che non ci molla mai, che è la parola del Signore e la sua presenza. Quindi fidiamoci di più del Signore. Allora cominciamo questa conversazione con ecco questo brano del un salmo, mi sembra adatto, continuativo, fra quello che abbiamo vissuto ieri e quello che oggi vogliamo chiedere al Signore. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Quindi con questa fiducia che il giudizio di Dio è come il grande abisso, quindi il cuore di Dio è grande come un abisso e soprattutto uomini e bestie tu salvi, Signore. Ecco, con questa fiducia che il Signore sicuramente ci salverà anche da questa peste che sta avanzando inesorabilmente in varie parti del mondo, ecco, noi ci immergiamo nella lettura di questo commento che Monsignor Cognata fa al Padre Nostro e ci affidiamo a Maria. Vedete che qui abbiamo Maria che scioglie i nodi. Ecco, che possa anch'essa contribuire a sciogliere questo nodo che ci tiene legati alla paura di un contagio che molte volte è mortale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ieri abbiamo iniziato la parte che riguarda sia fatta la tua volontà e in particolare l'argomento era rassegnazione alla volontà di Dio e abbiamo visto vari aspetti di questa rassegnazione che non è una rassegnazione in accettazione passiva. E abbiamo anche notato come è anche provvidenza questa volontà di Dio. Quindi questi due aspetti che ieri abbiamo visto e che oggi andiamo avanti sempre su questa linea della rassegnazione alla volontà di Dio. Certo, confessiamolo sinceramente. Accettare la volontà di Dio non è facile, non è semplice. Non è una cosa che vai a comprare, te la devi conquistare. È quella ascesi interiore ed esteriore che tu giorno per giorno eserciti e che vuoi raggiungere. Quindi l'accettazione della volontà di Dio è un esercizio. È uno scrutare, è un ascolto, è un seguire. Quindi, certamente, per tutti noi è un processo di santificazione, ma anche di purificazione. Ed è anche quella sensibilità a cogliere ogni occasione per rendere omaggio al Signore e lode a Lui, datore di ogni bene. Con questa introduzione e ripresa un po' dell'argomento di ieri, continuiamo sulla via che ci aveva indicato Monsignor Cognata.
È importante quindi che non possiamo trovare più saggio sistema di vita e più sicuro avviamento verso la nostra vera felicità che il rassegnarci in tutto e per tutto nelle mani del Signore, accettando qualunque cosa riguardi e interessi la nostra vita. Quale benefica disposizione della carità divina verso di noi. È il sistema perfetto di vita abbracciato da San Paolo e dai suoi compagni di apostolato, come egli stesso dichiara nella seconda lettera ai Corinzi. E qui adesso vedremo cosa San Paolo vuole indicarci e che Monsignor Cognata sottolinea: molta pazienza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle persecuzioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Questo è San Paolo. Quindi qui coincide rassegnazione, volontà di Dio in questa pazienza. La pazienza, che vuol dire pazienza, accettazione, anzi accettazione, non ribellione, e non è neanche apparenza. La pazienza è qualcosa di, è uno stile di vita, è un habitus che noi abbiamo e che coltiviamo in tutte le circostanze. Qui dice San Paolo: non sono circostanze che scelgo io, non sono io a scegliere le occasioni, sono le occasioni della vita che mi vengono incontro e che io devo accettare. Perché se le scelgo io, dov'è la volontà di Dio? È la mia. Ecco qui, San Paolo ce lo dice qui, lo dice ai Corinzi, ma lo dice a ciascuno di noi, carissimi ascoltatori, in questo momento. Pazienza nelle tribolazioni, nelle necessità, che vuol dire anche saper accettare quello che non ho. Mi verrà dato, la provvidenza ci penserà. Nelle angustie, pazienza nelle angustie, nelle persecuzioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Pazienza. E allora chiediamoci in questo momento: a che punto sta la mia pazienza? Esercito la pazienza in tutte quelle circostanze che molte volte contrastano con la mia natura e con i miei desideri, con quello che voglio io, o recalcito, mi ribello. È facile essere pazienti quando le cose vanno come vogliamo noi. Umile, ecco cos'è anche qui, umile serenità nella gloria e nell'ignominia, nelle maldicenze e nelle lodi. Quindi umile. Allora abbiamo già due aspetti: la pazienza, che è anche uno degli aspetti di Gesù, Gesù paziente, e umile serenità, una serenità dell'umile, o un'umile serenità nella gloria, sia quando sono al primo posto, quindi quando sono nel successo, quando tutti mi applaudono, quando tutti mi dicono brava,
come sei stata brava, ma anche quando invece non sei una sconfitta, quando sei fallita, sei un fallito. L'umiltà che mi fa stare sereno, perché se non sono sereno, l'umiltà non ce l'ho. E quindi anche questo atteggiamento forte che il cristiano deve avere, questo di un'umiltà serena in tutte le circostanze, nella gloria e nell'ignominia, nelle maldicenze e nelle lodi, anche quando parlano male di noi, rimanere sereni, rimanere umili. Stiamo parlando di alta virtù e di un esercizio grosso, cari ascoltatori, care consorelle che mi ascoltate. Dobbiamo acquisire la virtù dell'umiltà, ma la acquisiamo con l'esercitarla. E la serenità si conquista se sono umile. Altrimenti sotto c'è sempre quella presunzione, quell'orgoglio che non mi fa stare tranquillo se non sono riuscito in un'impresa, se non sono stato capito. Anzi, qui dice, nelle maldicenze, anche quando parlano male di noi, rimanere sereni, accettare anche le maldicenze del nostro essere, del nostro fare, del nostro comportarci. E nelle lodi, ecco, rimanere con questo atteggiamento di umiltà. Come potremmo paragonare questo discorso di San Paolo, e che il nostro fondatore cita, con quello che San Francesco di Sales, di cui oggi abbiamo fatto la commemorazione, indica la santa indifferenza, nulla chiedere e nulla rifiutare. Tutto mi è donato. E direbbe Giobbe, se da Dio accettiamo il bene, perché non accettare anche il male? Quindi anche le sofferenze, le tribolazioni, ma con quella umiltà, non con quell'apparente accettazione che poi mi fa scalpitare anche con chi mi sta accanto. Il metro è la relazione, cari miei. La nostra serenità e la nostra accettazione si manifesta nella relazione che noi stabiliamo all'interno di una comunità, di una famiglia, di una parrocchia, di una diocesi, dove? Nell'ambito del lavoro, dello sport, di dove vogliamo, tutti gli ambienti sono adatti. Quindi, anche nelle lodi, rimanere umili. Rimanere umili. Non sono io a dirlo, lo sta dicendo qui San Paolo. Allora abbiamo pazienza, umiltà, ancora un altro passo avanti, profondo senso di fede, per cui non si teme neppure la morte. E quindi in questo momento l'esercizio forte che tutti noi dobbiamo fare è quello della fede, profondo senso di fede, per cui non si teme la morte. E tutti i quotidiani, i telegiornali, i notiziari non fanno altro che darci i numeri di morte in questo momento. Le notizie che corrono in questo momento sono quelle della paura della morte. E quindi tutti in questo momento ci sentiamo nella paura.
come diceva ieri il Papa nella sua bella preghiera. Siamo paurosi come quegli apostoli nella tempesta. Ma la paura li porta a che cosa? A implorare, a chiedere, a rivolgere lo sguardo a Cristo. Non ti curi di noi che stiamo per annegare, per affondare in questa tempesta. La paura, di cui tutti siamo protagonisti, abbiamo questa paura. Ma qua, ecco, San Paolo ci incoraggia e ci dice: profondo senso di fede, per cui non si teme neppure la morte. La morte non mi fa più paura. C'è un canto, no? No, la morte non mi fa più paura. Però lo diciamo con la bocca, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo essere sinceri. Abbiamo paura della morte. Allora con questa paura dobbiamo rivolgerci a Dio. Non avere vergogna di ammettere di avere paura e che la morte ci fa paura. Perché sappiamo che la morte è parte della vita. Parte della vita. Ma abbiamo anche una certezza. La morte è stata sconfitta. Anche il brano di Vangelo che sentiremo domani, di Lazzaro, che viene risuscitato da Cristo, è una risposta alla nostra paura della morte. Lazzaro, vieni fuori, perché non sei morto. Allora cerchiamo di far uscire da noi tutte queste paure che ci rendono schiavi, e facciamo uscire fuori il nostro profondo spirito di fede. Perché quando si ha paura, si teme la morte, si ha paura di tutto e si è sempre, dice qui San Paolo, lieti fra le tristezze di questa vita penosa e di questa vita terrena, che molte volte è tribolazione. E come dice la Salve Regina, in questa valle di lacrime. Quindi anche nella condizione in cui ci troviamo, molte volte nella tristezza di dover affrontare situazioni difficili che sembra che non abbiano via di uscita, è proprio lì che dobbiamo rivolgere lo sguardo profondo a Cristo, che è colui il quale ti porge il braccio per sollevarti e liberarti da questa forte paura che ti tiene schiavo. E allora dice ancora qui il Monsignor Cognata, adesso: si è abbondanti di spirituali ricchezze, anche nella più squallida miseria. Si possiede tutto anche quando non si ha nulla. E sembra una contraddizione. Si possiede tutto anche quando non si ha nulla. Perché? Perché qui c'è una verità di fondo. La verità di fondo che è quella di possedere Cristo e di essere posseduti da un bene che non è quantificabile, che non coincide con il nostro conto in banca e che non coincide con tutte le nostre intelligenze e con le nostre capacità umane soltanto. Coincide con la nostra capacità di lasciarci guidare dalla sua provvida volontà. E quindi non è facile in questo momento in cui le nostre famiglie, noi stessi,
noi stessi viviamo questa condizione storica particolare che ci porta più ad essere tristi, e ci porta più a essere sfiduciati e scoraggiati. Ma noi dobbiamo sentire forte l'appello di Gesù: alzati e cammina, non avere paura. Abbiamo letto anche il Salmo: ho posto la mia fiducia in colui che è una roccia, non nella sabbia, in colui che è una certezza. E quindi giustamente Monsignor Cognata dice: si possiede tutto anche quando non si ha nulla. Cioè la povertà molte volte diventa ricchezza. Anche la povertà spirituale molte volte può diventare un tesoro che mi fa vivere quella comunione spirituale col Signore, che mi ricompensa di tutte quelle cose che io non ho. E quindi è una mentalità da acquisire, è una mentalità evangelica, è la mentalità dei beati poveri, quella che Monsignor Cognata vuole far passare anche attraverso queste affermazioni. Questa preziosa e gioconda sapienza cristiana, che è inaccessibile ai mondani, si illumina alla luce splendidissima della carità del Creatore e si appoggia sulla fondamentale verità che non abbiamo qui la nostra stabile dimora, ma la tendiamo alla futura. Cioè tutti tendiamo a una dimora che non è di questo mondo. Siamo passeggeri su questa terra e nella fugacità del tempo passano i cosiddetti beni e mali di quaggiù. Tutto è quindi vanità, solo è reale e sostanziale quello che vale per la vita eterna, cioè il merito del fedele servizio di Dio, in corrispondenza generosa all'amore divino che vuole la nostra vera e perpetua felicità. Quindi questo è importantissimo quanto abbiamo letto in questo momento. Cioè siamo passeggeri. Ma ci crediamo a questo, che siamo passeggeri in transito? Come se fossimo in una stazione di passaggio, diretti ad una meta ben precisa. Quindi passeggero vuol dire che io passo, non sto in forma stabile, non sono piantato in forma stabile. Quindi Monsignor Cognata riprende questo concetto fondamentale che noi abbiamo detto all'inizio di queste conversazioni, e per quanti magari non hanno ascoltato le prime conversazioni su questa commento al Padre Nostro, all'inizio era proprio questo il tema: la vita è eterna. Che vuol dire questo? Io sono di passaggio perché sono diretto a un luogo e a un posto non definito da limiti umani, ma che fanno parte di un confine eterno che è la Trinità. La vita eterna è questo, comunione trinitaria. Quindi io non posso sentirmi radicato su questa terra, ed è questo il difetto forse fondamentale che molte volte non ci porta a vivere con leggerezza le nostre giornate e a saper valutare anche i beni che vale la pena conservare e quelli da lasciare. Qui lo dice chiaro: tutto è quindi è vanità, vanità delle vanità, direbbe il Coelet. Ma noi non ce ne rendiamo conto di questi beni che passeggeri, perché ci attacchiamo ai beni di questa terra,
siamo attaccati ai beni di questa terra, ma dobbiamo riconoscere che non sappiamo fare a meno di tante cose. Però Gesù disse a quel giovane: ti manca solo una cosa, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Ma in quel vai, vendi quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni, ci stiamo tutti. Perché non è soltanto a quel giovane ricco per una vocazione specifica. Questa è la vocazione generale di ogni cristiano. Renditi conto di quello che è importante per la tua vita. Quando hai l'essenziale, devi preoccuparti se hai il fondamentale per la vita eterna. Perché vanità delle vanità. E quindi non possiamo noi pretendere la felicità quando noi siamo legati a questi beni della terra. Quale felicità cerchi? La felicità passeggera? O la felicità che è quel raggiungimento della pienezza di comunione col Signore? Riflettiamo bene. E allora tutte quelle occasioni che giornalmente noi viviamo o incontriamo, facciamone un'opportunità di scelta. È una scelta di bene o no? Quindi mi porta alla felicità quello che mi veramente ha valore per la vita eterna. E quindi certamente è un'ascesi che bisogna praticare giorno per giorno. Non possiamo noi dire oggi sono arrivato, ho finito. E qui Monsignor Cognata da Salesiano non può non fare riferimento a San Francesco di Sales, dove nel trattato dell'amor di Dio, riferendo le parole di Giobbe, dice qui: se abbiamo accettato i beni dalla mano di Dio, perché non accettarne anche i mali? Così commenta San Francesco: oh Dio, qual parola di grande amore è questa? Egli pondera che dalla mano di Dio ha ricevuto i beni, dimostrando di aver stimato i beni, non tanto come beni, quanto perché provenienti dalla mano del Signore. E conclude che bisogna sopportare amorosamente le avversità, perché provenienti dalla mano del Signore, egualmente amabile, sia che distribuisca afflizioni, sia che versi consolazioni. Quindi riconferma un po' quello che abbiamo appena detto, cioè citando San Francesco di Sales, che nel trattato dell'amor di Dio lui dice: ecco, se dal Signore riceviamo tanti beni, tanto e tanti beni, ecco, e nel momento in cui riceviamo delle situazioni di sofferenza, o ci troviamo in situazioni di sofferenza, accogliamole. Non stiamo lì a lamentarci, a ribellarci, a criticare, a giudicare. Allora avremo quella docilità di cui abbiamo anche accennato altre volte, che mi fa vedere bene anche quando sono nella sofferenza. E stiamo per concludere questo aspetto proprio della rassegnazione alla volontà di Dio con: i beni si ricevono volentieri da